Buonasera a tutti. Questa sera entreremo più nel vivo dell'operatività con il pendolo. Naturalmente bisogna tenere presente una serie di condizioni al contorno. Prima di tutte il sito in cui ci troviamo ad operare. Normalmente è un sito coperto, al coperto, una stanza. Il vostro studio, per esempio. Potreste anche trovarvi però ad operare all'aperto. Quali sono le precauzioni da tenere presente rispetto al sito in cui si opera? Bisogna fare un po' un'analisi delle condizioni al contorno, dicevamo. Per esempio, vedere se ci sono fonti di inquinamento elettromagnetico. Una per tutte. Quella che è presente anche adesso è un router modem che trasmette su una certa frequenza il nostro segnale audio e video. Poi ci sono dei computer che sono collegati alla rete elettrica e quindi hanno degli alimentatori. Ci sono degli impianti di illuminazione, quindi ci possono essere delle lampade a risparmio energetico, ormai le vecchie lampadine a filamento non sono più in commercio. Possono essere variamente tecnicamente costituite, di solito però hanno un trasformatore per portare la corrente alternata della rete elettrica a corrente continua a bassa tensione. E questo può creare dei problemi, adesso vediamo perché. Quindi diciamo inquinamento elettromagnetico è inquinamento da radioonde, come possono essere appunto le frequenze del nostro modem Wi-Fi. Ma possono essere anche inquinamenti elettromagnetici causati dai trasformatori. In questo caso, dovremo cercare di allontanare il più possibile queste fonti. Questa sera non sarà possibile, ma quando operiamo con il pendolo dovremo spegnere tutto, inclusi anche i nostri telefoni cellulari, perché anche voi lo sapete che hanno delle frequenze di trasmissione e di ricezione. E quindi hanno un certo grado di inquinamento elettromagnetico che può disturbare l'operatore e può disturbare i canali energetici sottili che vengono aperti quando si opera con il pendolo. Quindi questa prima precauzione è conoscere l'inquinamento elettromagnetico del sito in cui operiamo. Ci sono anche altri fattori che dipendono, per esempio, dal tempo atmosferico esterno. Se è una bella serata, se è una bella giornata, se operate di giorno, se piove invece, se c'è molto caldo o molto freddo, quindi un gradiente termico che può disturbare anche la sensibilità dell'operatore. Ci sono anche altri fattori, ad esempio immaginate un appartamento, il vostro studio è al primo piano di una palazzina. E sotto avete i garage. Se sotto al garage la macchina è ricoverata nel suo box, che è proprio sotto di voi, la massa ferrosa della macchina altera in un certo qual modo il campo magnetico statico terrestre. Anche questa è un'altra condizione che può crearvi disturbo. Altre condizioni possono essere gli orari in cui si opera. Ad esempio, noi stiamo andando incontro fra qualche minuto a una forbice di tempo di circa 10 minuti, quindi dalle 21:40 alle 21:50, in cui è in funzione un certo meccanismo di caricamento delle informazioni nella cache. In questo caso, le risposte del pendolo potrebbero essere molto rallentate, specialmente se siete all'inizio dei vostri esperimenti e quindi non siete ancora abbastanza addentro alla materia, non siete ancora abbastanza formati, diciamo, allenati più che formati. E quindi in questi orari sono orari ripetitivi circa ogni 2 ore e 40. Poi sono tabulati, quindi basta andarseli a vedere e quindi potete sapere quando è meglio non operare. Ma ci sono anche le condizioni fisiche del nostro operatore.
ci sono il punto dove lavora, ci possono essere inquinamenti di grado sottile, come ad esempio le onde di forma del mobilio che c'è nella stanza. In questo caso ci soccorre ad esempio il Feng Shui cinese che ha molte, diciamo, soluzioni per le onde di forma, specialmente degli arredi interni. Un'altra condizione da vedere è sicuramente il piano di lavoro. Il piano di lavoro dovrebbe essere un piano di legno o di cristallo e non avere nessuna struttura metallica di sostegno. Quindi diciamo un tavolo di cristallo, un piano di cristallo, ma con una struttura metallica di sostegno al di sotto non va bene perché il ferro è conduttore e il ferro può creare anche delle armoniche nella struttura, dipende dalla struttura come è fatta, quindi questo è sconsigliabile. Ma anche un tavolo di legno, il tavolo della nonna, se avesse la classica cassettiera, come avevano tutti i tavoli delle nonne, piena di stovigliame, di forchette, di coltelli, di cucchiai metallici, sicuramente non va bene perché può disturbare le vostre operazioni. Al di là di questo, c'è poi da considerare i fattori geobiologici. Le energie telluriche possono essere anche disturbanti, oltre che nocive. Pensate alla rete di Hartmann, di cui forse vi ho accennato qualche puntata fa, se no magari la riapprofondiremo. Questa rete di Hartmann è una griglia, grosso modo, di 2 metri e mezzo per 2 metri, in forma di questi rettangoli, è orientata a nord, sud, est, ovest, e nei punti di incrocio di queste fasce cosiddette, sono come le maglie di una rete, come il cordame che forma una rete da pesca, i punti di incontro, che si chiamano nodi, possono essere portatori di energie negative. Specialmente se al di sotto c'è una falda acquifera, quindi dell'acqua corrente, oppure una faglia, cioè una frattura del terreno. In questo caso ci possono essere fattori di disturbo se si opera proprio stando seduti su uno di questi nodi e quindi è opportuno spostarsi, intanto sapere se ci sono, dove sono e quindi eventualmente porsi al di fuori del loro raggio di influenza. Condizione che ci può essere, come dicevamo, sul piano. Il piano dovrebbe essere di un colore neutro. Se fosse un legno naturale va bene, va meglio però un panno di colore nero o un cartone di colore nero, perché in questo caso non ci sono più disturbi da parte delle frequenze colore. Vi farò poi vedere come mai. Io in questo momento vi posso far vedere che ho preparato, cambio la telecamera, ho preparato un piano di lavoro con un panno nero, come vedete, qui, e sopra ci sono i nostri quadranti. E proseguendo nella nostra analisi, dobbiamo tener conto anche delle condizioni dell'operatore, ovviamente. L'operatore deve essere nelle migliori condizioni possibili, quindi non deve aver assunto alcolici, deve essere abbastanza lontano dai pasti, non deve aver fatto troppi sforzi, dovrebbe essere in perfetta salute. Io purtroppo questa sera ho un po' di influenza e quindi non sono proprio al massimo e lo vedrete poi dopo quando passeremo alla pratica delle rilevazioni dell'energia. E come dicevo, quindi anche il nostro operatore deve essere in una certa condizione per poter ben operare. Tutti questi fattori al contorno dovrebbero essere registrati in quello che io chiamo il brogliaccio degli esperimenti, che è questo qui, fascicolo sperimentazioni, in cui come vedete dovrebbero essere riportate un po' tutte queste condizioni al contorno che noi abbiamo esaminato adesso. Ovviamente, se operate sempre nella stessa posizione, basta che le rileviate una volta ed eventualmente sappiate se c'è una macchina nel garage eventuale sotto il vostro studio o se non c'è.
però potreste trovarvi anche ad operare in altre situazioni, quindi in altre condizioni, e sarebbe bene che ogni volta ripeteste questa indagine delle condizioni al contorno, proprio perché possono influenzare anche i vostri risultati. Voi sapete che operare col pendolo significa aprire un canale energetico sottile. Scusate, bisogna essere molto ricettivi da questo punto di vista. Iniziamo col vedere una seconda diapositiva che riporta questa checklist. Questa checklist è nient'altro che il riassunto delle operazioni fondamentali che devono essere eseguite ogni volta. La checklist è questa, l'avete vista prima nella diapositiva, una metà della checklist. Ve la leggo brevemente, man mano che andiamo avanti. Bisogna accertare le condizioni fisiche dell'operatore, quelle che dicevamo prima, allontanare il telefono cellulare. Allontanarlo perché non vi disturbi nel range delle vostre operazioni. Voi sapete che queste onde elettromagnetiche seguono una legge cosiddetta quadratica inversa, cioè aumentare della distanza dal punto dove voi operate. Il vostro telefono cellulare, il campo elettromagnetico generato dalle radioonde del vostro telefono cellulare decade molto più rapidamente, perché appunto decade con l'inverso del quadrato della distanza. E quindi già un paio di metri sono sufficienti per non essere disturbati dalla frequenza del telefono cellulare. Purtroppo noi viviamo oggi come oggi in un bagno elettromagnetico e quindi sulle radioonde della rete, e quindi della rete che trasmette il segnale a tutti i cellulari, lì possiamo fare meno cose. Qualcosa si può fare, dopo lo vediamo. E quello che dicevamo, ovviamente, quando operate, siccome non avete bisogno di essere in contatto con nessuno, spegnete il modem router. Quindi tagliate il collegamento Wi-Fi. Dopodiché avete preparato il vostro piano di lavoro con il panno nero. Non è sufficiente solo il panno nero, servirà anche per protezione del piano una punta. Io di solito uso, quando riesco ad aprire questa scatolina, uso una puntina. Eccola qui. Vedete questa puntina? La metto sul piano di lavoro. Adesso vi faccio il cambio telecamera. Ecco qua. Metteremo questa puntina qui. Staremo attenti a non farci male. E il piano di lavoro è protetto. Il piano di lavoro però deve essere disimpregnato, perché potrebbe essersi impregnato di varie energie nel corso della giornata. Magari ci sono state altre persone e quindi noi lo dobbiamo disimpregnare. Come si fa? Si adopera un piccolo magnete, classico magnete da frigorifero, e lo si passa sul piano. Lo si passa sul piano in questa maniera e quindi il piano viene disimpregnato. Io raccomando di tenere questi magnetini il più lontano possibile da qualsiasi cosa. Non solo dalle carte di credito che avete nel portafoglio, ma anche dai pendoli e da qualsiasi altro apparato, perché tendono con il loro campo magnetico, anche se debole, a fare dei grossi danni. Io una volta con due biomagneti abbastanza più grossi di questo, ho avuto la disaccortezza di metterli nella stessa custodia dove c'era una telecamera piuttosto costosa e si sono rovinati i CCD, la telecamera non è stata neanche più economicamente possibile ripararla. Quindi con i magneti state attenti. Quindi disimpregnato il piano di lavoro, lo potreste anche disimpregnare accendendo un bastoncino d'incenso o passandoci uno bastoncino di zolfo. Abbiamo protetto il piano con questa punta, avete visto. Adesso bisognerebbe, come buona norma, lavarsi le mani con l'acqua fredda, cosa che ho fatto prima di iniziare la diretta. L'operatore deve avere questa accortezza. Deve inoltre rimuovere le calzature,
perché deve avere il miglior contatto possibile con la terra. Rimuovere le calzature non significa rimanere forzatamente scalzi, basta avere un paio di calze di fibra naturale, non di fibra sintetica. Una volta rimosse le calzature, l'operatore dovrà rimuovere ogni oggetto metallico che ha addosso, quindi anelli, li sto togliendo, orologi, ecco qua, le chiavi, non tende a dimenticarsi, eccole qui, la cintura, perché ha una fibbia che anche lei può disturbare, e gli occhiali, che me li toglierò a questo punto quando comincerò ad operare, altrimenti non riesco più a vedervi o a vedere qualcosa. Allora, abbiamo messo a posto l'operatore. A questo punto dobbiamo prendere il nostro pendolo e cominciare a vedere cosa vogliamo fare. Pendoli, voi sapete, ce ne sono di qualsiasi foggia e dimensione. Scusate, uno di quelli che può essere usato, non so se ve l'ho fatto vedere, è costruito con un semplicissimo turacciolo. Un turacciolo che ha da una parte un chiodo di quelli di acciaio per appendere i quadri al muro, e un anellino a vite che si avvita dall'altra parte con un cavetto lungo circa 25 cm. Cavetto dovrebbe essere di fibra naturale, come al solito, e per evitare che i disegni o le sigle o i marchi che sono impressi di solito nel fianco del turacciolo possano disturbare le vostre rilevazioni, è bene coprirlo con un pezzo di carta neutro, in questo caso è stata usata una carta da imballaggio, e con un elastico che lo tenga fermo al suo posto. Questo è un pendolo starter cosiddetto, nel senso che è uno dei primi pendoli che si può costruire, ma è un pendolo abbastanza efficace, come potremo vedere. E a questo punto il pendolo va disimpregnato, perché anche il pendolo può essere stato usato prima, e quindi aver accumulato delle energie, può averne accumulate anche stando a riposo. Notate che i pendoli dovrebbero essere conservati tutti separati, in sacchetti o scatoline separate, proprio perché non si influenzino a vicenda. Il pendolo, anche dicevamo, andrebbe disimpregnato, lo si può fare molto facilmente soffiandovi sopra 3 volte, con l'intento naturalmente di purificarlo da qualsiasi impregnazione. In questo caso ritorna neutro. E a questo punto bisognerebbe disimpregnare anche l'operatore. Questa è un'operazione che è un po' più complessa perché dovrei recarmi sotto un rubinetto di acqua fredda, metterci la mano, il palmo della mano sotto il getto dell'acqua fredda, la mano destra, perché io sono a destrimane e quindi uso il pendolo con la destra, mentre la sinistra dovrebbe prendere il pendolo, metterlo col braccio disteso all'altezza del polpaccio, imprimergli una rotazione antioraria e poi lasciare che si fermi da solo mentre l'operatore continua a tenere il palmo sotto il getto dell'acqua fredda. Questa operazione può durare 10 secondi, 15 secondi, anche di più a secondo del grado di impregnazione che avete, ma è un'operazione da fare. Io in questo momento l'ho fatta mentalmente. Poi vi spiegherò che con un certo allenamento si può arrivare anche a simulare con la stessa efficacia dei gesti o delle operazioni, simularle mentalmente. Abbiamo quindi disimpregnato l'operatore, adesso dobbiamo formulare un'invocazione alle energie superiori, a una divinità, se siete credenti, al vostro spirito guida, alla vostra guida spirituale, il vostro maestro, chi volete, purché sia appunto un'energia di livello superiore, e dovete chiedere che vi assista nelle operazioni che andate a fare. Questa è una cosa molto importante. Dopodiché, dobbiamo determinare l'orientamento dell'operatore, quello che terremo quando opereremo,
di solito è sempre a nord, l'operatore è rivolto sempre a nord, tranne in alcuni casi di radiestesia medicale, di indagini diagnostiche di ordine medico, in cui l'operatore è bene che sia rivolto verso est. I quadranti invece di solito si orientano sempre verso nord quando l'operatore è orientato a nord. E a questo punto, siccome sapete che apriamo dei canali energetici che potrebbero avere delle intrusioni energetiche, ci vuole una protezione per l'operatore, scusate. Le protezioni sono di vario tipo, ce ne sono alcune abbastanza semplici, tipo quella che a me piace. È quella di immaginare di entrare in un sacco a pelo intessuto di filo d'argento. Poi immaginate questo sacco a pelo è a terra, aperto, voi ci entrate dentro con i piedi, cominciate a tirarlo su, quando è all'altezza più o meno delle ginocchia, cominciate a tirare su anche la zip, lo tirate ancora più su, continuate a tirare sulla zip, fino a porvelo sulla testa e chiudere completamente con la zip. A questo punto vi dovete sentire protetti, dovete avere proprio questa visualizzazione di essere protetti e immaginare una cascata di luce bianca che avvolge tutto questo sacco a pelo d'argento. In questo caso siete protetti. Un'altra protezione molto valida comunque è recitare una preghiera, ad esempio il Padre Nostro. Questo con l'intenzione appunto che questa preghiera vi protegga, è un'altra protezione altrettanto efficace. Ce ne sono poi molte altre, non so, le abbiamo forse descritte l'altra volta in maniera anche abbastanza veloce, ma sapete che ce ne sono almeno una decina, forse anche di più. A questo punto l'orario, come vi dicevo, è passato perché sono le 20:52, quindi è un orario in cui possiamo operare e possiamo cominciare a operare cercando di fare delle operazioni basilari che ognuno di voi dovrebbe cominciare a fare all'inizio per stabilire quali sono le risposte che vi dà il vostro pendolo. Questo quadrante che io ho qui, questi schemi si chiamano quadranti, sono di vario tipo, come adesso vedremo poi nel prosieguo di questa conversazione, ma il primo è questo e serve a determinare quale risposte darà il pendolo alle vostre domande, cioè se risposte affermative, risposte negative o risposte, diciamo, dubbie, che sono correlate ai movimenti del pendolo e a quel singolo operatore. Usualmente i movimenti sono questi, che sono un movimento orario per il sì, un movimento antiorario per il no, dei movimenti che possono essere di vario tipo, anche obliqui, per il non lo so o non voglio rispondere. Si usa questo quadrante diviso in quattro sottoquadranti, ma solamente per memoria, non ha nessuna, diciamo così, correlazione poi con i movimenti del pendolo. Si sospende il pendolo sul primo semiquadrante, semiquadrante numero 1, che è quello in alto a sinistra. Si fa la domanda mentale: qual è il mio sì? In questo caso, per me, il mio sì è orario, quindi il pendolo mi sta confermando che il mio sì è orario. Come vedete, il pendolo si muove abbastanza poco nonostante sia leggero, dopo vedremo perché. Io posso dargli un colpo di avvio in questo senso, formulando mentalmente la domanda qual è il mio sì, vedete che il pendolo si stabilizza molto più decisamente su un movimento orario. Analogamente, se mi sposto sul semiquadrante in alto a destra e chiedo qual è il mio no, lanciando sempre il pendolo con movimento iniziale per vincere l'inerzia, vedete che il pendolo si stabilizza su una rotazione antioraria. Quindi il mio sì sarà una rotazione oraria e il mio no sarà una rotazione antioraria. Altri movimenti possono essere: qual è il mio non lo so? Lancio il pendolo, vediamo come si stabilizza. Si sta stabilizzando in un movimento che viene chiamato taglia in questo caso ed è
il non lo so. Ce ne può essere un quarto che è il non voglio rispondere. Quindi se io formulo questa domanda mentale al pendolo, qual è il mio non voglio rispondere? E lancio il pendolo si stabilizzerà in un movimento che, come vedete, è un movimento diagonale in questo caso, un movimento che va da qui a qui. E quindi il mio non voglio rispondere è questo movimento diagonale. Una volta che ho stabilito, e si usa questo quadrante proprio per tenerne memoria, e quindi si disegnano qui a seconda delle risposte che ci sono state, io qui disegnerei per il sì un movimento orario, con una freccia oraria, qui disegnerei una freccia antioraria, qui disegnerei un movimento taglia e qui disegnerei questo movimento diagonale che per me significa non voglio rispondere. Una volta che è stata fatta questa operazione, è bene tornare al pendolo, purificarlo, disimpregnarlo, soffiando 3 volte, soffiandogli sopra 3 volte con l'intento di purificarlo, e passare a un primo quadrante, diciamo che è propedeutico per tutte le operazioni che volete andare a fare. Il quadrante è questo. Scusate, questa è la seconda parte della allora, pendolo starter. Scusate, qui siamo, era come costruire quel pendolo che peraltro è molto semplice. Abbiamo stabilito quali sono i movimenti e andiamo, questi sono altri tipi di quadranti, andiamo a un quadrante di base che è questo. Come vedete, questo è l'indice di sensibilità radiestesica. Con questo quadrante io posso andare su una scala da 0 a 100 a vedere qual è la mia sensibilità radiestesica in questo momento. Tenete presente che ho tolto tutte quante le masse metalliche che avevo addosso, ho tolto anche le calzature, sono radicato a terra con i piedi non incrociati, perché altrimenti chiuderei il mio circuito alla percezione dell'energia della terra. Quindi i piedi non devono essere incrociati, non devono avere calzature, possibilmente essere calzati solo con delle calze di materiale lana o cotone, materiale naturale, scusate. Allora, ovviamente, come vi dicevo prima, le mie condizioni fisiche questa sera non sono perfette, però andiamo a vedere cosa ci dice il pendolo rispetto a questo quadrante, quindi l'indice di sensibilità radiestesica. Prendiamo il nostro pendolo starter. Come vedete, il cavo deve essere sempre contenuto tutto nel palmo, in modo che non faccia da antenna. Se io lo tenessi così, potrei avere dei disturbi perché questa parte che fuoriesce dal palmo potrebbe essere un captatore di altre energie disturbanti. Io automaticamente regolo la lunghezza del cavo di ogni pendolo per come li conosco. Per voi potrebbe essere molto utile cercare la posizione ideale, quindi o facendolo scorrere così, allungando il cavo fin tanto che non sentite che il pendolo comincia a rispondere in qualche maniera, oppure ve la stabilite e poi sapete qual è. Adesso quindi vediamo di misurare questa mia energia di questa sera. Poniamo il pendolo in questa circonferenza, che è qui alla base del quadrante. Vedete, qui c'è tutta quanta la scala delle percentuali di sensibilità radiestetica, dei valori, diciamo così, assoluti secondo questa scala, e anche qui bisogna formulare la domanda: qual è la mia sensibilità radiestesica in questo momento? Lanciare il pendolo e vedere cosa succede. Se riuscite a leggere, stiamo andando verso il 60, quindi un 60%, che non è un
una cosa molto buona, è al limite della sensibilità, proprio perché io sono disturbato da una serie di fattori fisici in questo momento. Posso però fare qualche cosa. Posso fare qualcosa per aumentare questa energia, ad esempio facendo della ginnastica energetica, cosiddetta. La più semplice è strofinare rapidamente le mani. Strofinare rapidamente le mani finché non le sentite diventare calde. E ripetere la misurazione. Ripetiamo la misurazione, vediamo cosa succede. Rifaccio la domanda mentale: qual è l'indice di sensibilità radiestesica in questo momento? Il mio indice di sensibilità radiestesica in questo momento. Lascio che il pendolo si stabilizzi. Vedete che è aumentata di un pochino. Non è eccezionale. È arrivata a 70, diciamo che mi posso accontentare per queste misurazioni abbastanza semplici che andremo a fare. Disimpegno il pendolo, soffiandoci sopra 3 volte. Potrei però usare un altro pendolo per vedere se effettivamente questo pendolo starter è tarato in maniera corretta. Se io ripeto una misurazione con la stessa domanda che abbiamo fatto prima con un altro pendolo, tipo questo, ripeterò questa domanda: qual è la mia sensibilità radiestesica in questo momento? Lancio il pendolo, vediamo come si stabilizza. Il pendolo si stabilizza più o meno, lo sto spostando a questo momento verso l'esterno della semicirconferenza per leggere meglio la misura, ma vedete che si sta stabilizzando anche lui sul 70. Quindi possiamo dire che il nostro pendolo starter, benché molto semplice, ha un funzionamento che è omologo a quello di un pendolo appositamente costruito. Allora, vediamo di fare un'altra misurazione su un altro quadrante. Qui abbiamo il quadrante delle autorizzazioni, lo leggo male, scusate, è il quadrante dell'autorizzazione, cioè posso intraprendere questa ricerca. Come vedete, è diviso in molti settori, si parte da un di seguito. Cioè, questa indagine va fatta di seguito, non adesso, addirittura un altro giorno. Non va fatta solo questa ricerca, ma anche un altro tipo di ricerca. Va fatta più tardi, ma con cautela. È incompatibile o un caso troppo arduo. Ci può essere una trappola, anche qui più tardi, senza cautela. Bisogna rifiutare o altro. Quindi una serie di risposte che vi orientano rispetto alla domanda che volete fare, che ancora però non sappiamo. Quindi per anticipare questa indagine, potremmo fare questa indagine qui. Non ho la diapositiva di questo quadrante, ma come vedete qui dice solo soddisfatte le condizioni preliminari. Queste condizioni preliminari sono, ve le leggo, sono divise in equilibrio energetico, in protezione personale, gestione mentale, influenze esteriori, influenze interiori o altro. Nel equilibrio energetico ci può essere una serie di condizioni da soddisfare o da indagare. Quindi, per esempio, Wayne Cook, che è una serie di posture speciali, bere acqua, perché c'è dell'acqua, disgiunzione, bisogna fare una certa operazione. Sulla protezione personale, ci possono essere, cioè, può esserci bisogno di oggetti, di simboli o di talismani. Sulla gestione mentale ci può essere un controllo mentale non sufficiente, una preparazione occulta o dei segnali di allarme. Sulle influenze esteriori ci possono essere onde nocive, come andremo ad indagare, del paranormale,
oppure dei piani vibrazionali, ci sono poi dei quadranti appositi, e sulle influenze interiori ci possono sempre essere questi piani, queste onde nocive e paranormale, può venire da dentro o da fuori. Con questa indagine si vede se le condizioni preliminari sono soddisfatte o quali sono le condizioni preliminari non soddisfatte. Naturalmente questo quadrante si usa quando si va a fare un'indagine seria. Noi in questo momento stiamo facendo delle indagini molto, molto, diciamo, superficiali, no, che non coinvolgono altre persone, e quindi possiamo anche trascurare questo quadrante. L'autorizzazione, questa anche qui, posso intraprendere questa ricerca, è un'autorizzazione che, diciamo, ci siamo dati perché stiamo cercando delle cose semplici, adesso vi farò vedere. E veniamo a questo quadrante, che è un quadrante interessante, che serve a vedere quali sono le vibrazioni bovine. Come al solito, non eccolo qua. Allora, come vedete, queste sono le unità bovi o bovis, dipende dalla pronuncia. È tarato fino a 18.000, perché in questo momento storico, l'essere umano normale dovrebbe stare sui 7.500-8.000 bovis. Più sale, più vuol dire che la sua carica energetica è forte. Quindi andiamo a vedere qual è la mia carica energetica questa sera. Come al solito, io prendo il mio pendolo, regolo la lunghezza del cavo, faccio la domanda mentale: qual è la vibrazione di Claudio Pauselli in unità Bovis in questo momento? Lancio il pendolo. E vediamo che in questo momento è a 11.000 bovis. Posso ritenermi assai soddisfatto, perché vuol dire che è una carica energetica già molto molto particolare. Il fondo scala di questo quadrante è 18.000. Ovviamente ci possono essere gradazioni bovis molto molto maggiori. In questo caso si usa questa scala qui, che vedete è le vibrazioni alte del luogo, e qui andiamo a unità di misura, che è questo HLV, cioè High Level Vibrations, dove un HLV vale 1 milione di bovis. Se ricordate, la scala precedente arrivava a fondo scala 18.000 bovis, quindi qui serve proprio per andare a indagare dei luoghi di altissima energia, che di solito sono i luoghi sacri o i cosiddetti luoghi di potere. Quindi non è il caso di usare questa scala qui in un luogo normale. Poi ci possono essere dei piani vibratori. Vediamo se abbiamo la diapositiva adatta. In questo momento non la trovo. E allora, niente, scusate, devo mettere un pochino più in grande, altrimenti non riesco a vedere le diapositive. Allora, eccoli qua, piani vibratori, non li avevo riconosciuti. Come vedete, qui ci sono tre scale. Cioè una scala esterna in cui c'è piano 1, piano 2 e piano 3, una scala intermedia numerata da 1 a 49 e una scala interna divisa in mondo fisico, mondo eterico, mondo astrale, mondo mentale, mondo causale, cioè natura di stampa, mondo spirituale puro, mondo divino. Ovviamente la scala è in aumento da 1 a 49. Le domande che si possono fare, come vedete, sono tre, perché sono ognuna riferita al settore circolare di competenza. Quindi quale piano di evoluzione c'è in questo luogo, in questo istante, sarà il piano 1, piano 2, piano 3. Quale mondo vibratorio di evoluzione c'è in questo luogo, in questo istante, sarà la scala interna, quindi i mondi che vedete qui, fisico, eterico, astrale, eccetera. Quale suddivisione di mondo vibratorio in evoluzione c'è in questo luogo ed in questo istante? E questa è la scala numerica che vedete, che vi serve per capire se siete più vicini in evoluzione a passare dal mondo astrale al mondo mentale, oppure
al contrario, scendere verso l'eterico. Anche questo è un quadrante, diciamo, di misurazione superiori che in questa sera sicuramente non ci sarebbe utile per quello che vogliamo fare. Andando avanti, vediamo invece una scala che potrebbe essere interessante, che è questa, la nocività. Su questa scala noi possiamo andare a misurare se e quanta nocività c'è in questo luogo, in questo momento. Quindi anche qui prendiamo il nostro pendolo, lo disimpegniamo soffiandoci su 4 volte e a questo punto facciamo questa misurazione. Vediamo che cosa ci dirà il pendolo. Lo piazziamo come al solito nella circonferenza al centro dei 180 gradi, lo lanciamo e facciamo una domanda mentale: qual è la percentuale media di nocività di questo luogo in questo istante? Lasciamo che si stabilizzi. Io sto leggendo, ho spostato adesso verso l'esterno della circonferenza, sto leggendo 45, che diciamo è vicino a quella che è una nocività media. Perché? Lo vedremo dopo. Qui siamo in un posto abbastanza particolare, in cui ci sono delle energie abbastanza particolari, riferite proprio a dei fattori fisici e di fisica delle costruzioni. Andiamo avanti. Questo è un quadrante universale delle misure, in questo momento non ci serve. Ecco qua. Il quadrante è questo. Ve lo faccio vedere. Onde nocive. Come vedete qui c'è una serie di problematiche che possono essere riferite alla geologia, al geomagnetismo e quindi ai fenomeni geotellurici come la rete di Arnold. Telluriche più energia, quindi sono quelle di prima più qualche energia, attività umane, ai materiali, alla fisica delle costruzioni, all'elettricità più magnetismo, quindi elettromagnetico come vedete, no? Quindi è sommato qui elettricità e magnetismo naturale, qui invece è elettromagnetico, cause biologiche, cause paranormali, le famose onde di forma o un qualche altra cosa. Potrebbero esserci più fattori concomitanti, perché per esempio ci potrebbero essere dei fattori, ammettiamo, di geomagnetismo, di geologia, perché c'è una faglia, una frattura del terreno, e ci potrebbero essere anche onde di forma dovute al mobilio che c'è in questa stanza. Allora, noi dobbiamo cominciare a dire con quale genere di onde nocive devo confrontarmi. La domanda è questa, io faccio questa domanda mentale, scusate, non vi ho messo, ripeto tutto perché non vi ho messo la telecamera giusta. Allora, abbiamo detto con quale genere di onde nocive mi dovrò confrontare, lancio il pendolo si lancia per vincere l'inerzia, altrimenti dopo tante misurazioni di seguito vi stancate. Vediamo dove si va a posizionare. Elettricità più magnetismo. Ok. Elettricità più magnetismo vuol dire che sono fenomeni elettrici, e questo ci può stare, visto l'illuminazione che c'è, ma anche magnetismo, quindi può essere un qualche cosa che è dovuto a cause aberrazioni magnetiche del terreno, o elettromagnetiche, del campo magnetico terrestre. Questo potrebbe essere anche perché qui sotto non c'è un garage, ma c'è un esercizio pubblico che in questo momento è chiuso, ma che ha tutta una serie di tecnologie al suo interno, impianti di illuminazione particolari perché sono faretti a soffitto, che quindi hanno dei trasformatori e quindi hanno comunque delle masse metalliche abbastanza sensibili, che possono alterare il magnetismo terrestre. E sicuramente l'elettricità ce la metto io perché in questo momento ho tante luci accese. E ci può stare. Dobbiamo chiedere però un'altra cosa: se oltre a questa prima risposta,
Se oltre a questa prima risposta ce ne possono anche essere altre. E quindi possiamo chiedere, ci sono altri fattori di disturbo in questo luogo come onde nocive, oltre all'elettricità e al magnetismo? Ho lanciato il pendolo, vediamo dove si stabilizza. Si ristabilizza su elettricità e magnetismo, quindi mi ha confermato questa risposta. Potrei fare un controllo, perché potrei chiedere, mettendomi fuori dai miei quadranti, chiedere al pendolo la risposta che ho ottenuto prima, cioè che l'onda nociva di questo sito è elettricità più magnetismo, è esatta. Lancerò il pendolo e se si stabilizza in una rotazione oraria, ancorché debole, significa che mi sta rispondendo sì, perché come avete visto prima, il mio sì è orario, è una rotazione oraria. Mi ha confermato questa risposta. Potrei diventare più curioso e approfondire le indagini, per esempio, sulla natura del terreno. Vedete, geologia. Vedete, qui ci sono una serie di risposte: basalto, granito, marne, sabbia, creta, conglomerato, calcareo, argille, marne, torba, eccetera. Come vedete, vanno da delle terre più che delle rocce fino ad arrivare a delle rocce magmatiche effusive che sono quelle di origine vulcanica. Quindi io posso chiedere al mio pendolo, qual è la composizione del sottosuolo nel sito dove sono io adesso. Questa è la domanda che sto facendo mentalmente. Lancio il pendolo come al solito e aspetto che si stabilizzi su una qualsiasi di queste risposte. Mi sta dicendo che sono conglomerati calcari e gressi. Bene, dovrei andare a verificare o con il metodo di prima, la risposta che in questo sito il sottosuolo è conglomerati calcari e gresse è esatta, lancio il pendolo, si mette a ruotare in senso orario e quindi la risposta è esatta, perché il senso orario è il mio sito. Ci può essere una cosa più interessante, vi faccio vedere, che è questa. Dopo vediamo anche queste. Elettricità e magnetismo. Ecco qua, elettromagnetismo. È un piccolo esperimento, scusate, lo prendo anch'io. Come vedete, questo quadrante è piuttosto complicato perché ha una serie di scale che identificano tramite la frequenza il tipo di radiazione elettromagnetica. Si parte dalla destra, vedete che c'è 0 Hz di partenza, poi c'è 30 Hz e 300 Hz, e qui siamo nel campo dell'elettrico perché le nostre correnti che alimentano tutti i nostri dispositivi sono a 50 Hz, quindi sono a 50 cicli al secondo. Hertz è la misura di quanti cicli fanno in un secondo, cioè invertono la loro polarità 50 volte al secondo. Mano a mano che si cresce, come vedete, andiamo nel range dei kilohertz, 3 kHz, 30 kHz, questi sono 30 3.000, 30.000, 300.000, 300, e poi andiamo a megahertz, quindi andiamo sulle lunghezze d'onda, che sono vicine o corrispondenti, come vedete qui c'è un 2.4 segnato gigahertz, sulla lineata sinistra dove vedete telecomunicazioni, radar, perché 2.4 è proprio la trasmissione, una delle frequenze di trasmissione
dei modem wifi che abbiamo in casa, come quello che sta trasmettendo adesso, che ci sta collegando adesso. Quindi, anche se è una domanda retorica, perché il pendolo, io potrei chiedere al mio pendolo se e quale origine di onda elettromagnetica nociva c'è in questo momento, in questo sito. Quindi vado al mio quadrante, prendo il mio pendolo, faccio questa domanda mentale: qual è l'origine dell'onda elettromagnetica nociva? Lancio il pendolo. E vedete che il pendolo si sta orientando ai 2,4 GHz, ma potreste eccepire che è un qualcosa che già sapevamo, quindi l'ho influenzato io. Ma facciamo una controprova. Questo circuito particolare è un circuito, non so se riuscite a vederlo, è un circuito radionico particolare, messo a punto in Brasile, addirittura da un religioso brasiliano, che può inibire anche le onde elettromagnetiche, un circuito protettore in generale, può inibire anche le onde elettromagnetiche. Come vedete, va orientato, c'è il simbolo del sud, il simbolo del nord qui, quindi est e ovest ovviamente, quindi dovrà essere orientato a nord e deve essere posto sopra l'origine della onda elettromagnetica nociva. Vado, lo metto sopra il mio modem a wifi e vediamo cosa succede. Eccomi qua, l'ho messo sopra il modem, l'ho orientato come il suo creatore raccomanda di fare, e vediamo a questo punto se rileviamo ancora quest'onda. Rifacciamo la stessa domanda: qual è l'origine dell'onda elettromagnetica nociva in questo posto? Come vedete, il pendolo non va più sui 2,4 Hz, adesso sta oscillando intorno agli 88 MHz, che potrebbe essere anche una trasmittente radio. Sta rilevando un'altra cosa. In questo momento, per la risposta del pendolo, il nociva è questo 88 circa MHz. Perché ho messo questo protettore? Potremmo fare una prova al contrario, togliamo il protettore e vediamo cosa succede. Ripetiamo la misurazione, la prima che abbiamo fatto. Facciamo al pendolo sempre la stessa domanda: qual è l'origine dell'onda elettromagnetica nociva in questo sito? Lanciamo il pendolo e come vedete si riorienta decisamente sui 2,4 GHz. Quindi questa è la migliore prova e controprova rispetto a un circuito radionico. Questo è un circuito radionico in effetti, quindi ne parleremo poi diffusamente della radionica prossimamente. E questo già ci ha dato come dire, una scandagliata su quello, ma lo sapevamo già. Mi è venuto a trovare il mio gatto, ma credo che non riuscirà a passare la barriera dei computer. No, forse ci riuscirà. Allora, andiamo avanti e vediamo un'altra cosa. Abbiamo questo, eccolo qui. Però adesso ci devi far finire perché non puoi salire. Allora, vediamo un altro circuito, un altro quadrante, scusate. Allora, localizzazione della sorgente delle onde elettromagnetiche nocive. Su questo qui possiamo anche saltarlo perché sappiamo
già la frequenza ce l'ha indicata il quadrante precedente e quindi sappiamo che è da ascrivere a un modem Wi-Fi. Ma indagini simili possono essere fatte per quanto riguarda, per esempio, la biologia. Quindi, come vedete qui, rispetto a un'onda biologica nociva che potrebbe essere provocata da virus fino ad arrivare ad acari e escrementi, ma addirittura cadaveri. Un altro quadrante interessante è questo. Se ci sono onde nocive dovute alla geometria delle forme, ne abbiamo accennato prima. Come vedete, geometria delle forme può essere ascritta a una serie di fattori, tipo la forma della costruzione, sto partendo a leggere dalla sinistra, la forma del pavimento, del soffitto, del controsoffitto. Qui entriamo appunto nella dinamica del Feng Shui, la disposizione geometrica, mobili stessi, specchi, che sarebbero da evitare sempre. Pietre preziose e gioielli che hanno la capacità di assorbire le energie a cui sono stati esposti, ma anche nel corso dei secoli, e poi armonizzatori poliedrici, disegni e simboli, nomi e lettere o altro. Questo qui, questo quadrante, può servire egregiamente per andare a identificare un'eventuale onda nociva ascrivibile a questi fattori. Andando ancora avanti, possiamo indagare anche il paranormale, una onda nociva dovuta al paranormale o a sortilegi, malattie occulte, eccetera. Come vedete, per il sortilegio c'è poi un quadrante apposito, laddove dovesse venire indicato il sortilegio alla prima indagine, per vedere se un sortilegio a distanza, se un sortilegio diretto, se un autosortilegio o per conto terzi. Queste sono indagini, diciamo, un pochettino più avanzate. Un altro quadrante che potrebbe essere interessante è quale metodo di correzione si può attuare. Quindi dal riequilibrio alla fuga, addirittura alla compensazione o all'inversione o allo spostamento. Se per esempio ci fosse un'onda nociva di ordine geobiologico, il famoso nodo di Hartmann, verrebbe indicato sicuramente uno spostamento. Basta uno spostamento molto piccolo, anche di 50-60 cm, in qualsiasi direzione, e sia già fuori dal nodo, se per caso sia sopra il nodo. Bene, credo che per questa sera siamo arrivati al termine del nostro tempo. Io, come al solito, vi ringrazio. Ringrazio Anna ed Enrico per l'ospitalità e ci vediamo la prossima volta, dove credo continueremo con questi esempi di uso del pendolo, ma se non vado errato, su indagini di ordine medico, la cosiddetta radiestesia medicale. Grazie a tutti e buona serata.